Buonasera persone all'ascolto, Spagna 4, Finlandia 1, si apre così il girone B, prima giornata, si è giocato allo stadio MK Stadium di Milton Keynes, città dove è sede appunto il Milton Keynes Dons, squadra che aveva comprato il titolo sportivo del Wimbledon anni fa nel calcio maschile, ovviamente anche città sede di una scuderia di Formula 1, parliamo della sede della Red Bull in questo caso. Spagna dunque batte Finlandia 4-1, passiamo subito alle formazioni. 4-3-3 per la formazione spagnola allenata dal commissario tecnico Jorge Vilda, Sandra Paños tra i pali, linea difensiva a 4 composta da Uabi, Maria Leona, Paredes e Batle con Sheila che al 61esimo rimpiazza Uabi, a centrocampo Irene Guerrero, Patrick Guijarro e Aitana Bonmatí con al 60esimo Alexandre che rimpiazza Guerrero e Atenea del Castillo che rimpiazza al 78esimo Bonmatí. In attacco Caldenti, Esther Gonzalez e Lucia García, con al 79esimo Marta Cardona che rimpiazza Esther Gonzalez, entrambe sono compagne di squadra del Real Madrid, e Claudia Pina all'86esimo rimpiazza Lucia García. Per quanto riguarda Anna Signol, la commissaria tecnica della Finlandia, 4-4-2, Korpela tra i pali, Koivisto, Pikku Jamsa, Westerlund e Jörinen in difesa, con Quicca che al 67esimo rimpiazza Jörinen, a centrocampo Öling rimpiazzata da Rantanen all'87esimo, Alanen, Summanen e Engman, con Engman prima sostituita al primo della ripresa, Sagno al suo posto e poi Attinen all'84esimo ha rimpiazzato su Manen. Davanti Franzi e Solstrom con Danielson che al minuto 84 rimpiazza Franzi, ex Juventus. Velocemente le azioni di una partita molto godibile per la verità, per quanto comunque di occasioni importanti non ce ne siano state a parte i gol. Partita che si sblocca tra l'altro al 49esimo con al 49esimo secondo del primo tempo con il gol della Finlandia, Westerlund filtra per Solstrom, Maria Leon sbaglia tenendola prima in gioco e poi senza darle effettivamente la marcatura, Solstrom entra in area in diagonale, colpisce l'interno del palo alla destra di Paños e la palla si insacca in rete, quindi Finlandia subito in vantaggio, la Spagna prova a reagire, qualche tiro centrale, poi al 12esimo ci prova sempre in contropiede la Finlandia, Engman in diagonale conclude fuori con il destro. La Spagna comunque continua a insistere, al 26esimo trova il pareggio, Maria Caldenti da sinistra batte un calcio d'angolo, batte un calcio d'angolo da sinistra e colpisce di testa Paredes all'interno dell'area di rigore presso il vertice sinistro, irrompendo e di testa di fatto timbrando il gol dell'1-1, che congela un po' la partita, ci provano entrambe le squadre ma senza troppa particolare convinzione, quando sembra che la partita si avvii verso una conclusione, comunque verso un pareggio alla conclusione del primo tempo, ecco che si sblocca definitivamente la sfida al 41esimo con Maria Leone che con il sinistro mette dalla fascia di sinistra in area, si stacca da sola Aitana Bonmatí, di testa realizza un bellissimo gol a pallonetto, per quanto Korpela poteva fare qualche cosina di più, difesa che si apre incredibilmente come il Nilo di biblica memoria e Bonmatí si può solo inserire e segnare effettivamente di testa. La stessa Bonmatí al 43esimo concluderà alto con il destro e poi farà lo stesso García due minuti dopo. Senza recupero si chiude il primo tempo, la ripresa si apre con tanti tiri deboli e centrali da parte di entrambe le formazioni, le occasioni iniziano a uscire verso il 55esimo, ci prova Batle al 55esimo appunto con un tiro in diagonale, Korpela respinge, al 59esimo Caldenti dal lato corto di sinistra conclude di destro, la palla va alta, al 61esimo bellissimo colpo di testa di Laia Alexandre a schiacciare, mette in angolo poi Korpela con un bellissimo riflesso, un tuffo alla sua sinistra, al 69esimo conclude sul fondo Esther Gonzalez con il sinistro, al 73esimo la stessa Gonzalez si rompe di testa su angolo da sinistra di Maria Leon ma mette fuori, e al 75esimo arriva il 3-1 con un calcio di punizione di Maria Leona dal settore di destra in area, svetta l'attaccante della Athletic Bilbao e segna bruciando Korpela che tenta il tuffo dopo essere anche uscita ma non riesce a intercettare la sfera. Nel finale le occasioni appunto diminuiscono ancora, nel finale ci sono tre possibilità, prima ci prova Pina che va a appoggiare per una compagna, si trattava esattamente per della numero 10, quindi stiamo parlando di Guijarro, se non, di Atenea del Castillo, scusate, di Atenea del Castillo, ho fatto confusione, il suo tiro è respinto da Korpela, all'89esimo ci prova Marta Cardona con un colpo di testa che viene comunque parato, nei tre di recupero finale c'è un fallo della numero 2, si tratta di Pikku Jamsa che stende Marta Cardona, contrastino in area, molto fiscale dare questo calcio di rigore per la verità, Mariona Caldenti realizza con un bellissimo piatto destro che va all'incrocio dei pali alla sinistra di Korpela.
Pertanto, dunque, Spagna batte Finlandia 4-1 e entrambe le formazioni attendono adesso Germania, Danimarca, che daranno vita tra poco alla seconda gara del gruppo B. E noi dunque ci sentiamo all'appuntamento con così chiudiamo, fra poco chiudiamo anche il girone B questo europeo, che fin qui comunque sta rispettando i pronostici, poche sin qui le partite, tre partite, insomma c'è poco da dire, tre partite, 2-4-1 e un 1-0, i pronostici comunque fino a, come detto, sono stati quasi sono stati interamente rispettati, vedremo se stasera potranno esserci colpi di scena.